C'è una domanda che i pellegrini amano porre ai veggenti soprattutto, ed è di descrivere ciò che la Madonna avrebbe mostrato a due di loro, a Jacob e Verno e il Purgatorio. Abbiamo chiesto a Visca di raccontarlo per voi, amici telespettatori. Ci sono stata, perché sai che la Madonna ha già detto, sono tantissime persone che vivere qui sulla terra e pensano, quando si qui morire si finisce tutto. E lei proprio per questo motivo è portato a me, Jacob, con vedere paradiso e purgatorio e inferno. Ma io in questo momento penso, ma quante ore, quanti giorni, dove si va, o sopra o sotto? E la Madonna presa a me destra mano e Jacob sinistra, lei davanti, ma il tetto si è solo aperto per passare. Da un secondo siamo venuti in paradiso e visto uno grande spazio, ma una luce che non esiste la qui sulla terra. E visto non magri, non grassi, tre colori vestiti, grigio e giallo e rosso. Tutti girano, cantano, pregano, i piccoli angeli volano. E la Madonna dice, ma guardate, è contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste la qui sulla terra. Purgatorio è anche uno grande spazio, ma purgatorio non si vede grande nebbia, si sente dove persone soffrono. E la Madonna dice persone che sono qui in purgatorio, tre preghiere dopo andare in paradiso. Inferno, prima hai visto un grande fuoco e dopo quando andare fuoco tutti trasformati. Come diversi animali, si sente tantissime bestemmie. E la Madonna dice persone che sono qui in inferno sono andate giù proprio con su queste persone che vivere qui sulla terra e fare tutto contro Dio e anche qui ci continuano. E anche la Madonna proprio ha già detto sono tantissime persone che pensano che si moriva qui sulla terra e finisce tutto. E la Madonna dice, ma questo è un grande sbaglio e noi siamo qui solo passeggeri, solo una passeggiata, ma vita continua.